parlando con Bersani e con le persone che erano, insomma, all'interno indicate da Adesso lavorate loro. per tornare subito alle urne? No, adesso lavoriamo per rimettere in sesto il paese, fondamentalmente, nei limiti del Come? Il problema è possibile. come, Eh perché sì, infatti, come? diciamo che la situazione non è ottimale, per cui un ritorno al voto è prioritario. Come ho già detto, è un paese che sta oltre l'orlo del baratro. In questo momento pensare a un voto, non lo so, mi sembra poco sostenibile, Lombardi, francamente. le riporto una voce del Parlamento. Molti Sì. dicono che il governo nascerà per cambiare la legge elettorale e farne una che, diciamo così, neutralizzi Cinque la. Stelle? Beh, stavamo leggendo qualcosa, mi pare, negli appunti dei saggi, adesso li dobbiamo leggere bene, che parlavano di partecipazione alle elezioni solo da parte di partiti strutturati con sedi fisiche su tutto il territorio, consigli provinciali, consigli regionali. Mi sembra vagamente una norma ad movimentum, anzi contra movimentum, quindi adesso me la vado a leggere bene, poi nei prossimi giorni vi faremo sapere, insomma. Roberta Lombardi. Formalmente, infatti, le regole democratiche sono state rispettate tutte. C'è anche un significato ulteriore che la Costituzione, ha, cioè il fatto del popolo sovrano che ha manifestato una volontà. Questo ci sembra che non sia stato rispettato, perché i cittadini in questi giorni hanno fatto sentire la loro voce in tutte le maniere possibili, civili ed educate, per dare, diciamo, un aiutino ai partiti nel compiere la loro scelta. Quindi da quel punto di vista c'è un sovvertimento costituzionale, perché il popolo forse non è proprio così sovrano. Però un suo collega che dice alziamo l'ascia, insomma, sono parole pesanti. Il mio collega ha detto alziamo l'ascia, ma mi sembra strano perché molto poco, un po' molto poco, non appartiene al nostro linguaggio una cosa del genere. Voi avete visto tutte le nostre manifestazioni in quest'anno, in questi anni, sono sempre state assolutamente pacifiche, ordinate, pulite. Lasciavamo delle piazze di una pulizia che persino gli operatori ecologici ci facevano i complimenti. Sarà tutto metaforico, però insomma, le parole hanno un Beh, in significato. questo momento c'è un grande dolore come cittadini, perché comunque, insomma, è. Il fatto che non sia stato scelto un presidente dei cittadini, ma è un presidente espressione di un accordo tra i partiti, insomma, è una ferita, e quindi forse magari un momento di dolore fa anche scappare una parola di troppo. Ma il fatto che sia napolitano come persona. Non è assolutamente il discorso napoletano, è il discorso di come è uscita quella candidatura da un accordo di partiti. Per voi napolitano? Per noi Napolitano è il precedente Presidente della Repubblica, è l'attuale Presidente della Repubblica e come tale lo rispettiamo ovviamente. Vi sentite garantiti? Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni, settimane, mesi. Qual è lo scenario peggiore che lei può immaginare stasera? Per Non lo so, l'immediato. diciamo che già oggi, già questo è abbastanza al di là della nostra immaginazione, perché mai avremmo pensato che oggi i partiti andassero al colle per cercare di convincere Napolitano che lui accettasse, quindi diciamo già è una situazione un po' così, quindi. Comunque, al di là dell'amarezza di questa sera di cui parlava prima, c'è il fatto che il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un grande risultato politico, nel senso che il PD a pezzi, stasera è stata annunciata anche la dimissione di tutta la leadership. Il problema è che noi non ragioniamo in termini di risultati politici ed elettorali, ragioniamo in termini di che cosa è meglio per i paesi, il paese secondo la nostra sensibilità ovviamente, non è che siamo i detentori della verità assoluta. Per la nostra percezione, appunto, stasera non è una bella pagina della storia italiana. La previsione per il governo. Giravano le voci Amato entro martedì, si giura entro venerdì. Pensamento su questo? No comment, grazie, mi lascio.